Noi come Panacea ci interessiamo dei beni artistici e culturali sul territorio e quindi diciamo che facciamo un po' la parte più culturale di questa manifestazione che si svolge in 3 giorni. Questo maggio del Angri non tra fede vede storia. Protagonista il comune, lo vede compartecipe di una situazione di cambiamento in cui sono le associazioni ad avere un ruolo preminente nel campo delle arti visive, nel campo del teatro, nel campo della cultura. Cioè noi molto modestamente, veramente molto umilmente pure, stiamo cercando semplicemente di far sì che sia facile l'interesse di molte più persone sul tema della bellezza culturale della città, sulla sua ricerca e sul suo approfondimento, tramite Giancarlo, che ho conosciuto ancora meglio, Gennaro che conosco, con cui ci sono rapporti amicali. In nome della città, per poter risollevare il commercio di questa città, per cui io faccio i miei in bocca al lupo agli organizzatori e spero che questa edizione sia foriera di altre tante edizioni, perché Angri merita. E come dice sempre il caro amico Peppe, noi portiamo avanti il binomio innovazione, tradizione e innovazione, perché soltanto innovandoci e soltanto tenendo sempre come punto di riferimento la nostra tradizione, che possiamo far conoscere ai paesi vicini le bellezze della città. A conoscere un po' il territorio più da vicino, perché non voglio mettere la mano sul fuoco, ma penso che molti di essi non la conoscono. Quindi noi con la Panacea ci stiamo battendo proprio per questo. E non a caso io dissi all'assessore Mascolo che, se era opportuno, organizzare una visita guidata per gli assessori e una visita guidata per i consiglieri con a capo il sindaco. Ripeto, non per fare polemica, ma solo per far conoscere e rendersi conto di cosa siamo noi ad Angri, cosa ci abbiamo e il suolo che calpestiamo. Questo noi con la Panacea lo possiamo fare, perché siamo un gruppo di associati che tengono molto alla propria città. E visto che Angri è stata fatta Angri città d'arte, è la migliore occasione per batterci per qualcosa che è nostro. Adesso passiamo la parola all'avvocato Gennaro Zurolo, discendente del vecchio feudatario che si è occupato della rievocazione storica degli avvenimenti del 1428. Bene, grazie. Allora, saluto prego. Innanzitutto i presenti, gli assessori, Sorrentino e il signor Mascolo, saluto il presidente Giancarlo Forino. Bene, come diceva il precedente interlocutore, insomma, anche se siamo in pochi, però quello che conta è il messaggio. Il messaggio con i media, e quindi sapremo poi di questa manifestazione, senz'altro con un grande sforzo, lo devo dire, di Enzo Ruggiero, il quale ha dedicato veramente i migliori anni della sua vita per dedicarsi, anche per passione, lo fa sicuramente, ma soprattutto buonasera. Per la città di Angri. Il tema di questa sera è questo, il fortilizio di Angri, la scelta del sito, quindi legata al sito, e la sua evoluzione in chiave poliorcetica. Come prima cosa da fare, vediamo di chiarire che cos'è la poliorcetica, altrimenti è una brutta parola, no. È un termine di origine greco che designa l'arte di assediare ed espugnare le fortezze e le città fortificate. Ha un sinonimo, che è l'arte ossidionale, rientra nella casistica più ampia di quella che è l'arte militare. Con il banchetto medievale, una sorta di esposizione su come si stava a tavola ai tempi del Medioevo, quindi nel 1400, per chiudere poi alle 21.30 con una festa medievale. E i relatori saranno Maria Grazia Di Stefano e Sandra Mazza, per quanto concerne gli avvenimenti del 1400. Quindi tutta la associazioni circa che si muovono in tutti i campi, dallo sport alla... Insomma, è veramente. Però ecco, la cosa importante è un processo di sensibilizzazione di tutta la città, in modo tale che si capisce fino in fondo la preziosità del castello, dei giardini di Villa Doria,
della collegiata di San Giovanni e soprattutto si sia aperti all'esterno cercando di essere attrattivi. Un po' fuori strada, perché ci sono alcuni, come sapete, che sono del tutto sconosciuti al fisco. Nel Medioevo a questo si aggiungeva il fatto che i poveri non pagavano imposte, i preti neanche, quelli che conservavano ancora stabilire la residenza. In che modo poter collaborare con l'amministrazione locale per le finalità di uno spazio enorme che veniva a liberarsi, che è la cosa che manca in maniera principale nell'intero territorio dell'Agro. Vi faccio un esempio molto banale, ma anche vivo. Il 24 di luglio di questo anno ci sarà il 500° anniversario della prima opera conosciuta di Andrea da Salerno, che è il pittore più importante della maniera moderna dell'Italia meridionale. Con lui nasce quest'opera sta a San Valentino Toro. E poi da allora è rimasta un poco frammentaria questa cosa, perché questa statua vive ancora nel limbo dell'incertezza, della conoscenza, quando poi in un certo senso parla anche abbastanza puntualmente. Non è che sia una cosa così, perché a vederla nella sua struttura, nella sua configurazione, è una statua che si colloca tra il tardo XII e gli inizi del XIII secolo, cioè siamo all'interno di quella fase dove la scultura incomincia a muovere i primi passi e fondamentalmente